si senta, perché è chiaro che in queste situazioni è stato molto bravo Pirker, però in queste situazioni naturalmente la sua capacità di attaccare la difesa libera poi anche altri spazi. Sì, è il problema che rimane con un mancino in meno. Questo è stato un bellissimo molto movimento bravo, Pirker. Di Pirker 9-7 per chi attacca. Adesso c'è una marcatura un po' più aggressiva. Beharevic, questa volta Jurina non è in rete, è all'interno della, era dentro Maione, dentro, sì. Adesso Giuseppe Don Lorenzo, i segnali lo dicono. Gaeta scatta l'altro terzino di Carpi. Fasano sarà campione. Cioè, come dire, il fatto che mancasse Skatar nella semifinale e adesso anche Gaeta sarebbero dei segnali favorevoli a Fasano. Sì, però diciamo che Bolzano ha altri giocatori di livello. Dopo un primo momento di smarrimento ha ricominciato a giocare. Qui è stato beffato Fobio. E la condizione del risultato lo vede, 9-8. Giocatori come Sporcic, Radovcic, Kammerer, Turkovic si stanno giocando alla pari. Bellissima partita, peccato per Gaeta, però fin qui ne sta risentendo un po' di meno del previsto. Sì, adesso si è ripresa la squadra campione d'Italia. Barzic, Beharevic, Babartic, Jurina che sta chiudendo tutto. Sesta parata di Jurina contro le 5 di Fobio. I portieri si stanno comportando molto bene. Rubino, il movimento di, attenzione perché adesso Bolzano ha la possibilità di andare al pareggio. Radovcic in velocità e trova la rete del pareggio. Turkovic 9-9. È stato Fusina a innescare l'azione. Palla veloce a Sporcic che ha innescato Radovcic. Radovcic a Turkovic, pareggio, time out Fasano. Questa è una rete importante che dà anche morale naturalmente ai campioni d'Italia. Ma andiamo a sentire prima Fasano e poi Bolzano. Sentiamo. Questa, Leo, la cattiveria di cui stavamo parlando, non può tirare neanche da dietro il muro. Non deve tirare nessuno. Loro stanno giocando forte, noi stiamo giocando a farli entrare. Dobbiamo spingere la seconda fase. Se c'è possibilità, siamo in difficoltà, attacca sul terzo con blocco del pivot sul terzo, attacca sul secondo, incrocia per il terzino. In attacco giochiamo con scalare senza palla. In difesa! Va bene, non c'è problema, attacca, Rubino rimane largo. Rimane largo lui e vai a incrociare per lui, è uguale, poi ti inserisci. In difesa, quando non è più in difesa, stanno con il mancino, non ci sta più, non è lo stesso a destra. Robi, Robi, tutti lo sanno, se me ne vado a destra. Pasquale, metti il blocco su di lui, forte verso il centro, col blocco del secondo. Dai, un passo a lui. Cosa? Abbiamo sentito la panchina pugliese. Mi sembra che è stato abbastanza chiaro Francesco Ancona a serrare ancora di più l'azione difensiva e soprattutto l'aggressività persa in questo secondo atto del primo tempo, dove aveva iniziato la grandissima, si è un po' spento, però di contro dobbiamo dire che il Bolzano sta interpretando per bene la partita. Beharevic prova a liberarsi, poi c'è De Santis, è andato a spasso per il campo, anzi è Beharevic che ha trovato una bella rete. E qui c'è stato un movimento di Maione che ha indotto all'errore Turkovic, che è andato a seguirlo, i nerebri non se l'aspettavano, non è riuscito a chiudere in tempo. Bravo De Santis a capire l'inghippo difensivo. Hitman cerca sempre difesa forte, Fasano, spinta anche dal proprio tecnico Ancona. Turkovic in attacco, Bolzano che sta avendo qualche difficoltà la difesa schierata del Fasano. Sporcic, Radovcic si libera, tutte non le sbaglia parti di là, rete 10-10. Non devono lasciarlo tirare
Radovicic. Sempre lui, Denis Radovicic, si era lamentato proprio di questo. Ancora. Guardate da dove ha tirato, Brzic l'ha guardato e ha detto ma da dove deve tirare. E Demis anche in semifinale col Prestano da quella posizione. Nemmeno un portiere esperto come Fo è riuscito, e con i suoi movimenti difensivi sta mettendo veloce, in Bolzano, grandissima difficoltà. Ebner se ne va lui, Fabio resta in attacco, però Bolzano che può addirittura andare adesso al primo vantaggio della partita. Ha sprecato in Ebner, molto bravo Fabio. E i movimenti difensivi di Radovicic che facendo una difesa aggressiva non verso il centro ma verso il terzino, e poi di colpo va a chiudere sul centrale e mette in difficoltà il passaggio dell'attacco del Fasano. Già due palloni recuperati. Sporcic! Ancora Fovio. Fovio. E certo che ha bisogno Fasano di questo Fovio. È un Bolzano che ora sembra insomma sicuramente ritornato al meglio dopo un momento ancora difficile. Ancora Fovio, palla però in velocità, De Santis da solo, e avete visto dal possibile primo vantaggio di Bolzano, torna avanti la squadra di casa. E ha bisogno il Fasano di questo Fovio, deve essere lui nei momenti di difficoltà a trascinare la squadra. Ottava parata per lui contro le sei di un buon Jurina anche lui, però Fasano in attacco ha più problemi, mentre il Bolzano secondo me ha più armi al proprio attacco. Attacco dunque adesso dei campioni d'Italia che sono avanti. Sporcic, Turković, Wirman. Sporcic non trova la porta, si è alzato, ha cercato la conclusione con la ripartenza del Fasano. Rubino, gran palla, è andato a buttare il pallone dentro, la chiamata immensa, la chiamata De Santis, Rubino, e si è buttato dentro dalla posizione di ala. Prima rete per lui, più due per la formazione allenata da Ancona, 12-10. Meno di 5 minuti, è tornata avanti la Junior Fasano. Turković, Sporcic, Pirker. Ancora Fovio. Cerca sempre la velocità la squadra di casa. Grande assist ancora di 13-10. Ha subito un parziale di 3-0 il Bolzano. E questa è stata una ricamata da parte di De Santis. Assist al centro dell'area per Berezic che non ha dato scampo a Jurina, più 3, massimo vantaggio. Di nuovo eguagliato Turković, Widman, Sporcic, i fischi in Rebner che ha subito fallo. E dopo il time out si è rivisto anche l'intensità difensiva del Fasano. Eccolo qua, sono andato a chiudere in 3. Ma c'è stato anche il rientro in difesa di Maione che ha dato il suo apporto per far tirare un po' il fiato a Bearevic. Widman. È entrato anche Pagano. A proposito di Pagano, bisogna fare gli auguri perché oggi festeggia il compleanno, caro Franco Chionchi. Trova qui la rete Sporcic, ottima. Pirker è entrato molto bene e lui ce l'ha questo. Italo-argentino Robertino Pagano vuole fare gli auguri di Giorgio. Io penso che lui si augura, a parte gli auguri, ma di festeggiare nella migliore, cantare anche la canzoncina sì, gli facciamo anche le candeline, ecco. Rubino, Berzic, Bearevic, attenzione qui, dopo fallo di Sporcic secondo la coppia arbitrale. Berzic, questo è buono, si è visto in partenza, appena visto il buco si è buttato dentro. Berzic si è buttato dentro, ha conquistato un 7 metri primi due minuti, per Turković, temporanea per è andato direttamente con il corpo addosso a Berzic. Si è trovato in ritardo Turković e non ha nulla da dire agli arbitri.
Maione contro Iurina, lo sbaglia Pasquale Maione, che finalmente dovrebbe sposarsi alla fine di questa stagione, perché il matrimonio ce l'aveva annunciato già da 4-5 anni, però era in preparazione, quindi era in embrione, adesso pare che... Naturalmente per la futura signora Maione noi ci auguriamo che sia così, che arrivi effettivamente in Rebner Widman. Attenzione a Radovcic. Adesso deve cercare di mantenere duro il Bolzano, perché ha in inferiorità numerica e sotto passivo. E Pirker. Ma Pirker para Fovio. Fovio. Adesso c'è la ripartenza. C'è la possibilità di andare a più 4, che sarebbe il massimo vantaggio per Fasano. Berzic lascia Rubino. Qui c'è il fallo su Giannoccaro. È un Bolzano che adesso è tornato a soffrire un po' troppo la veemenza della squadra di casa, soprattutto in attacco ha regalato qualche pallone di troppo. Naturalmente Bolzano che è in inferiorità numerica e sta cercando di approfittarne Fasano. 14-11. Maione, Rubino, arriva Beharevic che non tira nell'angolo, non vuole rischiare, vuole una conclusione comoda. Sì. Ha capito tutto Beharevic, si è allargato molto bene, ha creato lo spazio per Maione, si è fatto trovare pronto. Quarta rete per lui, massimo vantaggio, più 4. Più 4 per Fasano, che ha piazzato un break di 5-1 dal 10-10, quando Bolzano era arrivata in pratica e aveva anche lì la palla, la del... possibilità di andare sopra più 1. Comunque una nota di merito, questo oggi veramente il palazzetto di Noci stracolmo. Farciccia, va Widman, questa è una grandissima rete. Che è sotto mano. La gran rete di Widman, sotto mano. Fovio non l'ha nemmeno vista partire. Che rete davvero bella di Widman. Più 3 per chi attacca. Beharevic, Borgic, Rubino. Siamo praticamente alla fine del primo tempo. Borgic, Rubino. E qui l'ha data troppo... non scalare troppo profondo la palla, e Costanzo non si sono capiti. Possibilità di accorciare per Bolzano. Attenzione qui a Sporcic, prova lui. Fovio l'ha visto partire. Fovio, è finito il primo tempo. Dunque risultato sul 15 per la Junior Fasano, 12 Bolzano. Gli applausi meritati per tutte e due le squadre, che hanno dato vita ad un bel primo tempo in questa finale di andata valevole per lo scudetto del campionato italiano di pallamano. Grandissima partita, intensità ottima, pubblico eccezionale, ci sono tutti gli ingredienti per vedere una partita di questo livello, vale la pena di trasmetterle come facciamo noi. Questa è stata carina, ce la siamo anche segnata questa di Franco Chionchio, però prima di andare in pubblicità, diciamo secondo tempo come può essere previsto dal punto di vista, diciamo, delle due squadre, Bolzano e Fasano? Ma diciamo che grandissima intensità da parte della difesa del Fasano, è un ottimo Fovio. Se Fovio seguita a parare così, la vedo dura per il Bolzano, che sta rispondendo bene. L'assenza di Gaeta alla lunga si fa sentire, anche se Widman è entrato bene in partita, però Gaeta dava fluidità alla manovra e anche a finalizzare qualche conclusione di più. Vediamo il secondo tempo, una squadra molto molto esperta e molto equilibrata. Il vedremo tempo, anche insomma se qualcosa che ci ha anticipato Franco Chionchio si verificherà. Tra poco dunque saremo di nuovo in diretta qui dal Palentini di Noci per questa gara tra la Junior Fasano e il Bolzano. A tra poco.
City. Palentini di Noci, siamo nell'intervallo della finale di andata a scudetto del campionato italiano di pallamano maschile tra la Junior Fasano ed il Bolzano, 15-12 il punteggio dei primi 30 minuti in favore della formazione di casa. Lo diciamo, Franco, per queste finali, sia la semifinale che la finale, insomma, gli allenatori hanno preferito evitare le telecamere negli spogliatoi. Questo a noi dispiace, perché chiaramente ci dava la possibilità, insomma, di entrare all'interno proprio del vivo di queste gare molto importanti. E, insomma, vabbè, un pochino per addirittura mi è stato detto anche un po' per emozione della telecamera, però il dato oggettivo è che non saremo lì. Dunque, un primo tempo che ha visto davvero una bella gara, con, come ci si immaginava, Fasano sempre molto aggressivo, una difesa forte e la velocità, soprattutto la velocità, per mettere in difficoltà i campioni d'Italia. Dall'altra parte è stato un Bolzano che ha avuto un andamento abbastanza costante, senza né alti né bassi, è riuscito quasi sempre a rimanere lì. Diciamo che solo nella parte finale, dopo che ha avuto la possibilità sul 10-10 di avere il primo vantaggio di questa finale, alla fine ha subito un parziale di 5-1, e quindi si può commentare anche così poi questo risultato dei primi 30 minuti. Ma diciamo che il Bolzano ha delle pause durante le partite, ricordiamo anche in semifinale col Prestano dal 20-12 è arrivata al 24-21 e il Prestano aveva la possibilità di attaccare per passare il turno, però ha anche le capacità per stare sempre in partita e per allungare. Mi sono informato prima con Gaeta, ha avuto una distorsione nel momento in cui ha messo il piede a terra, ha preso una botta, gli si è girato un po' il collaterale, e questo per il Bolzano, soprattutto i primi minuti della sua assenza, ha destabilizzato un po' l'attacco, ma anche in difesa. Dopodiché il Bolzano ha rimesso in moto, come hai detto tu, ha avuto anche la palla del più uno. Però partita molto molto equilibrata, ricordiamo che si decide in due partite, quindi è importante questa prima fase rimanere, sia per il Fasano di accumulare del vantaggio e del Bolzano di non allontanarsi più di tanto sul risultato, perché la partita di ritorno poi può essere decisiva. Questi sono dei bambini di una scuola di danza di Fasano di 7 anni, insomma, che hanno appunto finito la loro esibizione. Chiaramente, lo si diceva, per Fasano è un momento molto importante per questa cittadina famosa per lo zoo di Fasano, ma non solo, ed è chiaro che adesso c'è questa opportunità di avere una squadra nel campionato di pallamano che si gioca lo scudetto. È stata una progressione abbastanza continua. Però io direi così, se Dario Barone è d'accordo, siccome abbiamo ancora una pausa pubblicitaria, direi di andare ancora a Roma, ci fermiamo e poi saremo pronti per il secondo tempo di questa finale di andata scudetto tra Fasano e Bolzano. A dopo.
gli addio al delegato, lo aspetta a te. Sì. No, 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 sono... tra Junior Fasano e Bolzano, finale di andata del campionato italiano di pallamano, ci si gioca lo scudetto e dunque 15-12 il punteggio dei primi 30 minuti, sarà Bolzano a cominciare per prima questa ripresa con un attacco che già diventa importante, perché ricordiamo che non c'è la gara numero 3, si gioca in due partite la finale scudetto, dunque sono molto importanti anche le reti che si riescono a realizzare in trasferta per quanto riguarda Bolzano, e per quanto riguarda Fasano naturalmente maggiore è il vantaggio, più possibilità ci sono poi nella gara di ritorno di poter giocare con tranquillità, fermo restando che proprio qui al Palentini Noce abbiamo visto che poi anche un buon vantaggio come quello che aveva maturato la Terraquila Carpi in semifinale a Rubiera non poi sia bastato per poter raggiungere la finale. Sì, ci sono state due partite dove il Bressano era andato a Bolzano con una dote di 2 reti e ha perso di 3, il Carpi è venuto con una dote di 8 e ha perso di 10, quindi si deve stare sempre concentrati e attenti nell'arco di tutti i 120 minuti. Attacco di Bolzano, passivo e Turković proprio sul passivo, ha subito parecchi passivi Bolzano, a dimostrazione insomma della difesa davvero molto attenta da parte della Junior Fasano. Sì, e anche il Bolzano che non vuol buttare palloni, molto attento, non rischia più di tanto. Adesso vediamo come nel primo tempo che Radovic ci va a pressare più sul terzino destro, che in questo caso è Rubino. Questa a terra anche Turković qui. In Rebner. Sì. Che è rimasto a terra sul contatto con Brzić. Gioco fermo, si rialza in Rebner, che sta lamentando evidentemente per l'intervento subito. La coppia si lamenta forse che Brzić ha chiuso un po' troppo il piede sul suo stomaco, sì. Però penso nella caduta non so fino a che punto ha potuto essere volontario. Attacco da parte di Fasano. Rubino va alla conclusione. Tirato fuori e c'è un gran lancio di Jurina. 15-14. Gran lancio di Jurina. E queste sono le ripartenze di Radovčić, che non lascia scampo a Vito Fovio. Dunque 2-0 del Bolzano. Ha cominciato benissimo Bolzano il secondo tempo. Maione, Jurina, attenzione che Sporcic se ne può andare da solo, incredibilmente tutto lo spazio per lui. Fovio è andato a rubare il pallone, incredibile. Guardate, incredibile, adesso dall'altra parte subito
Fasano con Barzic, Beharević. Questa erroraccio della difesa del del Bolzano, che ha lasciato completamente libero Maione. Ecco qua anche Iurina si lamenta. È bella l'espressione di Iurina, perché sì, è bella l'espressione di Iurina, perché dice: io ho fatto quello che dovevo fare, ma come si arriva poi a subire la rete? No, ma è anche nel commentare questo passaggio su Maione completamente libero. È stato molto bravo Beharević ad aspettare, non affrettare il passaggio e servire l'assist decisivo a Maione. Vi ricordo la possibilità di entrare in contatto con noi, Twitter, @ Rai Sport Web, # palla a mano, l'indirizzo da utilizzare per entrare in diretta con noi per questa finale scudetto. Turković si è liberato molto bene, Turković dal centro, anche qui la difesa si è fatta sorprendere. 16-15. Luca De Rosa ci scrive: bella partita, ma lo spettacolo viene soprattutto dalla tifoseria della Junior Fasano. Forza Fasano. Ha ragione, che lo spettacolo viene anche perché da lì. La partita ha ragione, anche la partita è spettacolare. Maione devastante oggi, 6 reti per lui, però qua è il Bolzano che deve porre rimedio, perché lo sta lasciando sempre sull'uno contro uno, e lui sull'uno contro uno non riescono a fermarlo i difensori di Bolzano. Attacco da parte del campione d'Italia, Widman, Sporcic, dentro per Kammerer. Grande Sporcic, assist fantastico su Kammerer, 7 metri. Non ha dato 2 minuti qui, forse c'erano forse gli estremi. Sì, diciamo che Messina ha chiuso un po' da dietro. Però. Gli estremi dei 2 minuti, gli arbitri però non intervengono, non qui sbaglia. La rete di Turković, -1 Bolzano, gran partita. Attacco da parte di Fasano con Maglione. Rubino, Beharević, dentro per Maione che si gira benissimo, Iurina, tiro dai 7 metri. Prende anche 2 minuti. Qui prende 2 minuti, Qui si lamentano i giocatori di Bolzano, effettivamente diciamo è stata più plateale la situazione. Diciamo che questa è... Però è anche vero che Sporcici qua era difficile da non dare. Questo era molto molto più netto, prima ci potevano essere 2 minuti su... Diciamo che c'erano in entrambe le case, situazioni diverse. Diciamo che qua erano 3 minuti. Però naturalmente noi ricordiamolo sempre, abbiamo la possibilità di rivedere con grande calma il tutto, e dunque abbiamo molta facilità qui Beharević rispetto a quello che possono vedere i due arbitri, che comunque nulla da dire complesso. Questi 2 minuti erano netti, prima ci potevano anche stare, ma questa Cosenza e Schiavone stanno comunque tenendo bene una gara che non è semplice. No, secondo me il contesto Widman c'è qualche lamentela, però Birker. Tra pubblico, partita, è un bello spettacolo. Inner, Ebner, Turković, Birker, Widman, Birker, va alla grande Birker, che da dove vinta, gliel'ha messa di fianco a Maione. Nulla da fare per Fovio, che non l'ha vista nemmeno partire. Bolzano sta tenendo la partita finora con grande personalità, anche superando momenti difficili. È lì ad un punto, ma Fasano è sempre stata in testa finora. Beharević, infrazione di passi, e Birker subito per Birker, che non va, ha recuperato. Si fa bene perché il Fasano immediatamente, sì, Fasano ha recuperato, si vuole giocare la palla del pareggio il Bolzano. Radovcic, Birker,
Ricordiamo che Bolzano è con un uomo in meno. Va alla conclusione Turković. Murato resta in attacco Bolzano.